C'è un piccolo pastorello che va nella grotta di Gesù bambino per fargli in regalo un agnello. E Gesù lo ringrazia perché è proprio bello. Gesù bambino, vieni insieme a me, perché io voglio stare con te. Accompagnami nella mia vita quando sono sofferente. Fa che io stia bene, ed insieme a me anche tutta la gente. Fa che non ci siano più persone povere. È una cosa brutta, ce ne sono tante. Non far mancare niente a tutte quante. Io ti voglio bene, Gesù. Prego per te, qua giù. Voglio sognare un poverello. Dimmi dove sta, io l'aiuterò. Gli metterò i doni sotto l'alberello. E questa è una promessa di un poeta che l'ha messo per iscritto in questo periodo di Natale. Che se si avvererà, sarà davvero speciale. Ed una festa eccezionale. Come dire, modestamente ne siete artefici anche voi con la vostra presenza qui. Il grande miracolo di questo testo è di essere divenuto un momento, una ragione di vero coinvolgimento, di vero confronto anche relazionale, direi emotivo, e di veri e propri rapporti che nella scuola e con i ragazzi fra di loro si sono rinsaldati. Oggi abbiamo fatto questa presentazione nelle scuole dove i bambini si sono sperimentati anche nel mandare a memoria davanti ai propri compagni i testi di Michele. Credo che l'importanza della poesia, al di là del fatto letterario, che è una cosa pur importante ma che adesso non ci interessa affatto, è quello di portare la coscienza viva delle cose del nostro spirito in mezzo a noi. Noi questo ce l'abbiamo, ma ce ne stiamo un po' dimenticando. Questo è il vero accadimento della parola che si fa spirito. E quindi io di questo, come dire, superando tutti i formalismi e anche le migliori previsioni e auspici, sono sinceramente soddisfatto. La foglia. Sono nudo come una foglia. Il vento mi sfoglia, il vento forte mi fa perdere l'anima, la fa andare in cielo. Il mio corpo va a terra. Divento una foglia inutile. Buongiorno, c'è una sorta di impegno dei ragazzi che hanno non soltanto recitato le poesie, ma hanno anche questa sera finito con una recensione del libro di Michele. E allora l'augurio che io faccio è che ci possano essere sempre occasioni di crescita come quelli di questa sera, e di poter avere sempre momenti di festa della cultura, della scuola, delle istituzioni che si incontrano con la città e con queste belle realtà produttive in cui c'è il lavoro, ne abbiamo tanto bisogno, in cui c'è una vita di impegno che si concretizza anche con momenti diversi come quelli di festa della serata di oggi. Quindi auguri all'autore, auguri alla famiglia di Biagio per la occasione che ci danno di stare insieme anche con la pubblicazione del libro di Michele Calandrini. Auguri ai genitori. Veramente sono felice questa sera non tanto per aver ricevuto tanti ringraziamenti, ma per aver finalmente realizzato indirettamente il sogno di una vita di mio padre, che era quello di poter offrire alla cittadinanza, alla sua città, la possibilità di poter avere una location particolare come questa e di poterlo, fare con ben il solo piacere di farlo. Down the road.